evangelizzare vuol dire testimoniare con autenticità oggi il messaggio della salvezza, incidere nel cuore delle persone rispondendo alle domande vere della gente. C'è una frase che mi colpisce della Evangelii Gaudium che dice: io sono missione. Io non devo fare missione, ma io devo essere missione. Penso che la vita consacrata oggi viene chiesta di vivere il Vangelo nella sua radicalità. Credo che la grande sfida, il modo con cui noi possiamo dirlo, è entrare in dialogo profondo di ascolto umile e paziente. Fondamentalmente sono diverse le sfide, ma fondamentalmente è questa: il ritrovarsi in un periodo di crisi determinata soprattutto dalla contrazione numerica vocazionale e di fronte a un mondo e a una Chiesa che ha ancora una grande necessità della testimonianza della vita consacrata, cercare di tradurre il dono ricevuto dallo Spirito secondo la cultura e la sensibilità del mondo nel quale noi oggi viviamo. Andare non per imporre qualcosa, ma per testimoniare, quindi portare il Signore, non indicare, ma portare il Signore con la propria presenza. Quindi in questo senso un nuovo slancio che chiaramente sfida la Chiesa in questa urgenza, che è un'urgenza globale.